Eccoci di nuovo in diretta qui sul canale 11 di Video Mediterraneo e anche sul canale 823 di Sky. Abbiamo messo da parte Penalty, che racconta il calcio dilettantistico dal campionato CND sino alla prima categoria. Abbiamo già salutato anche i nostri primi ospiti e ci siamo inoltrati adesso nel calcio, tra virgolette, che conta, quello dei professionisti, con questa sala stampa di Penalty che vi ha modo di conoscere in tempo reale i risultati, classifiche e anche i commenti sulle squadre siciliane che militano appunto nei campionati professionistici: il Palermo in Serie A, il Trapani in Serie B e le tre squadre siciliane di Lega Pro, ovvero Catania, Messina e Agragas. Salutiamo di nuovo il nostro Antonio Rapisarda. Ciao Antonio, ben trovato. Grazie. Tra l'altro con lui gestiremo anche il posticipo. Esatto, esatto. Milan-Fiorentina 1-0, il Milan sta vincendo in casa, gol di Bacca. Oh, bello questa, bella questa notizia. No, no, non è che sia milanista, però insomma, è positiva la notizia che il Milan possa fare anche uno sgambetto alla Fiorentina, che mi è un po' antipatica, ma questa è una cosa mia personale. Salutiamo il sorriso che non conosce confini della nostra Federica Di Benedetto. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. Allora Federica, anche tu sarai con noi nella terza ed ultima conclusiva parte di Penalty, perché condurrai insieme ad Alessio il Penalty Futsal sul calcio a 5, che partirà alle 22.15 e finirà alle 23. Esatto. Dopodiché alle 23 ci raccoglieranno con un furgone perché saremo completamente sconvolti dalla stanchezza, ma questo insomma lascia il tempo che trovi. Sono dettagli. Salutiamo i nostri amici carissimi Achille Teghini. Vorrei raccontare una storia su Achille, ma non la racconto perché non mi sembra il caso. Buonasera. Achille Teghini di Sicra, segue molto bene il Catania a 360 gradi, ma non soltanto il Catania, perché insomma soprattutto il calcio dilettantistico, ogni tanto i tuoi servizi ci aiutano, perché lo racconti sempre in maniera molto dettagliata. Grazie. Vicino a te c'è naturalmente Gianfranco Sabella di Pianeta Catania. Buonasera a tutti. Pianeta Catania, che è molto vicino a Penalty, ogni settimana un commentatore, un opinionista, un giornalista di questa bella realtà, visibile su un portale oltre che sulla radio, e voi siete, lo dico sempre, molto equilibrati, mi piacete anche per questo, complimenti. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, evidentemente Pianeta Catania è una realtà che esiste ormai da più di 12 anni, è stata la prima realtà radiofonica a Catania che parla locale, che parla di Catania e che parlerà di Catania, quindi evidentemente lavoriamo tutte 24 ore affinché si possa fare bene. Ecco. Un saluto naturalmente a Max Licari e a tutti i vostri, il vostro gruppo, la vostra cricca. Diciamo così, questa parte. La nostra redazione, per dirla in maniera più, sì, più consona all'ambiente. Certo, certo, giusto, giusto. Grazie a Gianfranco. Allora, parliamo di Serie A, è la cosa un po' mistona, lo so, ma lo dobbiamo fare perché dobbiamo anche dare risultati, qualcuno magari non li sa e noi siamo pronti con i risultati a dare un quadro completo su questa giornata. Allora Federica, ci dai i risultati di Serie A, poi guarderemo e commenteremo anche con i nostri ospiti la classifica. Risultati di questa domenica: Atalanta-Inter 1-1, Torino-Frosinone 4-2, Napoli-Sassuolo 3-1, Genoa-Palermo 4-0, Carpi-Sampdoria 2-1, Bologna-Lazio 2-2, Roma-Verona 1-1, Chievo-Empoli 1-1, Udinese-Juventus 0-4. Allora la classifica la possiamo commentare anche con Antonio: questa Juventus che continua a vincere, quest'Inter che zoppica, ma soprattutto questo Napoli che gioca bene, vince, che gioca bene e convince. E Higuain è sempre più nel cuore dei tifosi partenopei. Bello, bello, una bella giornata. L'Inter uno sgambetto, un altro sgambetto, l'ennesimo pareggio. L'Inter è messa, forse non è seconda ma bensì terza, la Juventus è seconda solitaria a pochi punti. Questi sono i risultati di oggi. L'Inter è entrata un po' in crisi. Bene la Juventus, ma soprattutto oggi menzioniamo lo scivolone veramente del Palermo, che col cambio di panchina Fabio Viviani, tattico di Iachini, non è riuscita a risolvere. Non si può in 7 giorni risolvere i problemi. Però è un 4-0 molto, molto emblematico. Molto. Voglio sentire i nostri ospiti, lo facciamo subito con Achille. Allora Achille, io credo che sotto questo punto di vista il Napoli ha veramente dimostrato di avere gioco, giocatori, un tecnico innovativo. Credo che possa veramente rappresentare la più grossa novità di questa stagione.
Beh, sicuramente il Napoli non è una novità, perché comunque è una squadra che anno dopo anno cresce e si migliora. È chiaro che, visti gli ultimi risultati e gli andamenti, insomma, di quel gruppo alto di classifica, quindi vedi Roma, vedi Inter, si prospetta una lotta a due tra Napoli e Juventus, che sta salendo sempre di più in classifica. Insomma, oggi ha fatto la sua decima vittoria consecutiva, chiudendo tra l'altro la partita dopo appena 30 minuti a dimostrazione 0-3, di questa forza. Esatto, quindi sta facendo emergere sicuramente la forza, insomma. Ma il Napoli comunque, a mio parere, è una squadra che gioca bene, anche se sembra essere talvolta Higuain dipendente. Giusto. Invece con Gianfranco volevo chiedere questa disperata ascesa del Carpi, che sembra non mollare, per certi versi somiglia un po' al Catania che cercava disperatamente di non abbandonare questa Serie A dopo tanti anni. Io credo che il Carpi però abbia forse probabilmente un gruppo molto più determinato rispetto a quello del Catania di qualche anno fa, e quindi può veramente dire la sua in chiave salvezza, secondo te? Io dico che il Palermo deve stare molto attento, perché la prima, diciamo, il primo obiettivo del Carpi è proprio il Palermo. Certo, il Palermo perché è più vicino. Sinceramente veramente è una delusione continua. Oggi 4 gol, c'era in tribuna il nuovo allenatore, Zamparini cambia sempre, però devono stare molto attenti, perché il Carpi, una volta che si assesta definitivamente nella categoria, potrebbe anche dar fastidio. Io dico che, ho sempre detto sin dall'inizio, quando ho visto come si sono messe le cose, che il Palermo era fortunato, perché con Verona, perché la delusione della categoria è il Verona. È il Verona, indubbiamente. Con Verona, Frosinone e Carpi, il Palermo poteva tranquillamente salvarsi. Evidentemente stanno tentando il tutto per tutto per non riuscirci. Beh, per quanto riguarda il Carpi, dico io che potrebbero farcela. Hanno rimediato a quell'erroraccio di mandare via Castore, lo hanno richiamato. Se si salva il Carpi, si salva con Castore. E già questa è una cosa molto molto importante. Grazie Gianfranco. Allora, aggiornamento del posticipo tra sempre Milan e Fiorentina. 1-0 per la squadra di casa, che è il Milan. Partita avvincente, il Milan sta giocando bene, ovviamente Mihajlovic deve salvare la panchina. Ogni domenica deve salvare la partita. Adesso vi mandiamo una slide sul calciomercato del Palermo, così la commentiamo sia con te che con gli ospiti, e poi andremo anche con il primo break pubblicitario. La slide sul Palermo, che vede questo Palermo, insomma, cercare di riorganizzarsi. Molto a te, abbiamo visto Manuel Arteaga, abbiamo visto Brian Cristante questa settimana, ora abbiamo due nuovi giocatori che sono Balog e Cionek, uno viene dal Debreceni e l'altro da Modena. Poi abbiamo le cessioni ufficiali, che sono Deprela e Rigoni, non cambiano. E le trattative in entrata sono tantissime: c'è Gustafsson del Feyenoord, Cigarini dell'Atalanta, Brivio dell'Atalanta, Ciprien del Lens, Lazzari del Carpi e Bentivegna del Como, che potrebbe essere il ritorno perché di proprietà del Como. Invece, per quanto riguarda le uscite, c'è sempre Bolzoni, che è molto richiesto dal Carpi, proprio dal Carpi e dal Perugia. Poi c'è Matteo Cassini, che interessa molto alla Steaua di Bucarest e a Flamengo, giocatore brasiliano classe 96, potrebbe andare via. Anche se credo che forse probabilmente al Palermo in questo momento serve qualche allenatore. Infatti ci sono novità sull'allenatore, Fabio Viviani oggi è esordito malamente, ma in realtà ci sono fonti giornalistiche che dicono che Guglielmo Baros Schelotto sarà il nuovo allenatore ed è già a Palermo. È già confermato, praticamente guidato la squadra, perché giustamente non c'era in quel momento nessuno, perché la scorsa settimana sappiamo cosa ha fatto Ballardini, cioè praticamente non ha allenato la squadra tutta la settimana e i giocatori si sono autogestiti e sono andati a vincere. Quindi è un allenatore sudamericano, quindi battagliero. Anche se i sudamericani in Italia non hanno lasciato tantissimi bei ricordi, tranne Simeone. Quindi speriamo, glielo auguriamo un po' tutti. Perfetto. Per la Sicilia del calcio. Allora ci fermiamo perché abbiamo il primo break pubblicitario e poi subito in volata con la Serie B, ma anche e soprattutto con la Serie C, dove abbiamo questo Catania che purtroppo, insomma, oggi pareggiando in casa non alimenta sogni di gloria. A te la parola. Sì, Ettore, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario. Mi raccomando, non cambiate canale, rimanete con Sala Stampa di Penalty.
il calcio professionistico all'interno di Sala Stampa di Penalty, tutte le domeniche a partire dalle 21 fino alle 22.15, Achille. Parliamo di Serie B e lo facciamo con questo Trapani, tra poco vedremo anche i risultati, un Trapani che comunque perdendo dimostra di avere probabilmente dei limiti, cioè non deve pensare in grande, deve pensare a sistemare la sua stagione con una tranquilla salvezza. Sì, assolutamente, anche se la partita di ieri resta comunque un risultato, è stato un risultato giusto perché la Ternana ha ampiamente meritato di vincere, poi ha vinto di misura al 91esimo, però il Trapani, diciamo che fuori casa non stupisce, una squadra costruita per ottenere una tranquilla salvezza, un progetto calcistico ben fondato dal in casa, presidente Morales. In casa è serena? Sì, diciamo che alterna momenti positivi ed altri negativi con un allenatore insomma che conosciamo benissimo, Poliedrico, ma comunque andrei più a focalizzarmi sul progetto, sull'ottimo progetto calcistico che c'è a Trapani, comunque una piazza come Trapani che comunque anno dopo anno riesce ad ottenere buoni risultati in Serie B è sicuramente un successo, la squadra ha sicuramente 29 punti, invece certo. Vorrei fare, chiudendo, un plauso al Brescia di Boscaglia, sì, che continua è un allenatore siciliano che continua a stupire, prendendo una squadra ripescata, sì, ripescata e portandola praticamente. Allora guarda, adesso guardiamo i risultati, perché poi voglio sentire anche il parere di Isabella. Guardiamo i risultati della Serie B, e, eccoli qui, li possiamo leggere grazie anche alla nostra Federica Ternana, che appunto vince con il Trapani. Prego Federica. 1-0 Spezia Bari, 0-0 Latina Novara, 1-0 Avellino Salernitana, 1-0 Como Perugia, 1-0 Pescara Livorno, 2-1 Vicenza Modena, 2-1 Lanciana Provercelli, 1-0 Brescia Cesena, 2-1 Allora, Achille ha detto una cosa giusta, questo Brescia continua a sorprendere in positivo perché ancora una volta vince e sorprende in maniera tattica tutti, perché nessuno si aspettava una stagione dopo un ripescaggio per il Brescia. È stata una squadra costruita per una risalita in Lega Pro, in realtà è stato fatto il mercato all'ultimo, è stata data anche la proroga e Mister Boscaglia è riuscito a costruire un collettivo di tasso tecnico ben importante e i risultati si vedono. Se questa squadra che l'anno scorso è retrocessa, quest'anno è nella zona quasi piena zona, sì, playoff, infatti, merito guardiamo la classifica, è tutto di mister Boscaglia, che veramente sta facendo veramente, veramente molto bene. Trapani ha perso in un campo difficile, in quel di Terni, però è anche vero che Trapani sta facendo bene e lì lotterà sicuramente per bene. Complimenti a Sesse Cosmi, che è un buon allenatore. Sono d'accordo. Sabella, Cagliari 46, Crotone 45 e si gioca a Crotone questo big match, come lo vedi? Domani c'è questo Crotone-Cagliari che è veramente il big match del momento, della stagione. Due squadre che sono pronosticate, una perché gioca bene il Crotone, diciamo che è la fotocopia del Carpi dell'anno scorso, sì. La novità, la sorpresa, evidentemente c'è molto entusiasmo in Calabria, e il Cagliari che è la favorita. E dacci un pronostico. No, ma un pronostico, come faccio a darti un pronostico magari? Sicuramente il Crotone cerca di sfruttare il fattore campo, il Cagliari fuori casa qualche piccolo inciampino l'ha avuto, potrebbe anche scapparci la sorpresa. Voglio dire, sorpresa fino a un certo punto, perché in Serie B il campionato è molto lungo, perdere una partita, non poi se andare a vedere la classifica, hanno il Cagliari perdendo, se dovesse perdere, avrebbe sempre 6 punti di vantaggio sul Pescara, quindi evidentemente posizioni ben consolidate. Domani e Crotone vivranno una bella serata di calcio. Beh, sì. Dopo la bella apparizione a Milano, continua questo sogno di vivere il calcio della Serie A, che è una cosa bellissima. La settimana scorsa c'è stato il sopralluogo di Abodi, che sta cercando di portarsi avanti con il lavoro insieme al sindaco per poter eventualmente rimediare alla struttura. Certo, perché lo Scida ha bisogno, piccolino, sia come capienze che come strutture di sicurezza, essere adeguato. Ci stanno pensando prima, quindi ci credo. Su questo punto di vista è positiva, non ci sono dubbi. Achille, tu invece come vedi questo scontro Crotone Cagliari? Chi vincerà secondo te questa sfida da primato? Beh, sicuramente volevo rifarmi alle parole
di Isabella, perché il Crotone è sicuramente una sorpresa, ma non più di tanto secondo il mio punto di vista, perché a Crotone si costruisce ogni anno una squadra nuova fondata sui giovani, quindi su delle giovani promesse magari prese dalla Serie B. Questa è la garanzia ed è la garanzia che quest'anno, appunto, l'anno scorso, ricordiamo, il Crotone lottò fino alla fine per non retrocedere, ma quest'anno, appunto, questa squadra ricca di giovani. Il Cagliari chiaramente sta rispettando quelli che sono i pronostici, insomma, di inizio campionato, insomma, è prima in classifica, sta imponendo, devo insomma, dire anche meritatamente, suo blasone, insomma, rispetto a quello che sono le altre squadre, anche se ci sono altre piazze che stanno un po' deludendo, vedi Bari prima su tutti, secondo me. Evidentemente a Crotone, scusate, c'è un profilo dell'allenatore che sta facendo molto bene, che conosceva la piazza, che lui non ha avuto bisogno di ambientarsi e che sta rendendo forse realtà un sogno che tutti hanno, loro veramente quello. E noi tifiamo un po' per questa cosa. Ah, evidentemente sono delle sud, realtà, no? che fa piacere che possano imporsi. Poi la Serie A è tutta un'altra storia, sapendo il Carpi. Ma quello ci penso nella prossima stagione. Intanto arriviamoci sì. In Serie A. Allora, adesso Antonio, facciamo vedere la slide sul calciomercato del Trapani, che è anche molto interessante in vista anche di un miglioramento tecnico-tattico della squadra di Cosmi. Non ci sono stati degli acquisti e delle cessioni ufficiali rispetto alla settimana scorsa. Sappiamo che è stato ufficializzato l'acquisto di Nizzetto, che è un ritorno. Felipe Sodigno e invece Emanuel Baita sono stati ceduti, ma le trattative, oltre ad Andrea Esposito e a Curzio Bentivegna, sempre del Palermo, abbiamo Rosario Rizzo, Marco Sansovini, Mattia Valoti e Alessandro Deiola. Questi sono i giocatori su cui punta in questo momento il DS Fagiano. Sansovini dell'80, eh? Eh sì, molto grande, però credo che abbiano bisogno di un giocatore in attacco di esperienza, e forse Serse Cosmi vuole proprio questo per fare il salto di qualità, perché il Trapani è una squadra che crea tantissimo, però concretizza poco. Non ci sono trattative in uscita? No, non ce ne sono in questo momento, perché diciamo che il mercato è un po' fermo, però sicuramente negli ultimi giorni si sbloccherà un po' tutto. Bene, bene. Allora, a questo punto abbiamo chiuso la Serie A e la Serie B, adesso ci lanciamo verso la Lega Pro, quella che ci appartiene un po' più da vicino, perché sappiamo tutti che il Catania ce l'abbiamo nel cuore, ma noi, essendo comunque una realtà catanese, viviamo a 360 gradi, quindi parleremo di questo pareggio. A te che ti è parsa questa cosa qui? Come ti è parsa? È peccato, sono secondo me due punti persi, per il semplice fatto che al 43esimo quel rigore sbagliato, diciamo così, ma anche merito al portiere, certo, del Monopoli, sbagliato da Khalil, ci ha fatto un pochettino mangiare le mani a tutti quanti i tifosi. Allora, guardiamo i risultati, poi li commentiamo con i nostri ospiti, apriamo il dibattito, ci saranno anche le slide sul Messina e anche sul Catania per quanto riguarda il mercato. A te, carissima. Lupa Castelli Romani, Ischia, 2-2. Agregas Matera, 1-4. Messina Benevento, 0-5. Juve Stabia Melfi, 1-1. Foggia Paganese, 2-2. Catania Monopoli, 0-0. Andrea Lecce, 0-0. Casertana Catenzaro 2-2, Martina Franca Cosenza rinviata. Allora, in classifica abbiamo la Casertana con 35 punti, il Foggia con 33. La vuoi leggere tu? Dai, leggi tu, anche perché insomma sei preparatissima sulla Lega Pro. Casertana 35 punti, Foggia 33, Benevento 32, Lecce 31, Cosenza 30, Matera 28, Messina 25. Andria 24 punti, Catanzaro 23, Juve Stabia 22, Monopoli 20, Catania e Paganese 19 punti, Melfi 18, Agregas 16, Ischia 15, Martina Franca 11 punti, chiude la classifica Castelli Romani con 7 punti. Ricordiamo che in classifica ci sono tantissime penalizzazioni, il Benevento un punto di penalizzazione, il Matera 2, il Catania 10, la Paganese 1, l'Ischia 4, il Martina Franca 1 e Lupa Castelli Romani. Caro Ettore, potrebbero aumentare, perché il caso Dirty Soccer ha un pochettino, sta sconvolgendo questo campionato, è stata proposta dalla Procura una squalifica di 4 anni a Di Napoli, e
tantissime squalifiche alle squadre di questo campionato di Lega Pro. Quindi il Catania potrebbe superare, diciamo, andare a metà classifica e salvarsi tranquillamente, però questo non è il calcio di cui noi vogliamo parlare. Assolutamente, purtroppo. Noi vogliamo parlare di partite, vogliamo parlare di risultati, vogliamo parlare di tattica, di un giocatore che va bene, di un giocatore che va male. Guardare la classifica e vedere tutte queste penalizzazioni ci fa capire che il calcio è proprio malato. Sabella, allora tu che ne pensi di questa classifica e di questo Catania che, pareggiando oggi in casa, insomma, ha forse fatto un autogol da solo? Evidentemente il Catania continua a deludere, lo dobbiamo dire molto serenamente, ma penso che anche in cuor loro, col proprio i giocatori e il tecnico, nonostante le dichiarazioni di facciata, non siano contenti del risultato di oggi, che poi anche quel rigore sbagliato non ha fatto altro che acuire ancora si di ci più. Ci mette anche la sfortuna, dai, diciamolo pure. Sai, Khalil anche ad Andria non l'ho visto bene, il ragazzo è tornato dalle vacanze, forse un tantino sta cercando di recuperare la forma. L'ho visto anche prendere una munizione per simulazione che non è da lui. Evidentemente qualche problemino fisico c'è, continuano ad esserci problemi fisici nel Catania che sono la, diciamo, la costante di questa stagione. Dico un passo falso che non ci voleva. Evidentemente è una squadra che deve pensare semplicemente a finire bene il campionato. Io non dico salvarsi, perché il Catania non può parlare di salvezza. Su questo l'abbiamo sempre detto, però è anche vero che questa è una classifica che danno il Catania con 19 punti e bisogna rendersene. In questo momento siamo soltanto un punto fuori dalla zona rossa, dei play-out, il Catania ne verrà fuori. Però sai, parlare di salvezza, continuare a dire il nostro obiettivo è la salvezza, non fa altro che deprimere un ambiente che in un primo momento si era esaltato giustamente. Per un inizio di campionato che era stato abbastanza positivo. Poi, stranamente, prima si parlava di calo fisiologico dal punto di vista fisico, ora si parla non so di che cosa, il Catania non è più quello delle prime giornate. Sentiamo un pochettino Achille, che ne pensa? Il Catania non è più come quello delle prime giornate, i risultati effettivamente dicono anche questo. Sì, questo non c'è dubbio, è una squadra che, insomma, andando un po' indietro nel tempo, una volta eliminata quella penalizzazione, arrivata a quota zero dopo tre partite, quei famosi 9 punti, sì, ha un po' mollato, la presa, e quindi c'è stato, diciamo, questo calo fisiologico che si è visto, si è manifestato soprattutto nel mese di novembre, quando ci sono state quelle brutte sconfitte, sì. Ricordo qualche pareggio in casa di troppo, no, ricordo anche la sconfitta in casa col Benevento, sì. Insomma, tra l'altro parliamo proprio di un passato, sconfitta netta in casa col Benevento. Il Catania che abbiamo visto oggi è un Catania che deve fare mea culpa, perché ha sprecato davvero molto contro un avversario che comunque si immaginava che venisse a fare le barricate, perché ma ha fatto molto di più di una barricata, ha fatto molte barricate, ha messo anche la panchina in campo per... assomigliava molto, insomma, alla partita, quello 0-0 col Cosenza, se ricordate bene, insomma, dove il Cosenza, quindi, si barricò, sì, davanti alla porta. Io credo che comunque il gioco, parlando di gioco, andando al campo, il gioco del Catania sia un po' scemato, ecco, sotto questo. È molto effimero. Gli avversari ormai lo conoscono troppo bene, quindi il Catania è un gioco, che si basa. Arrivano preparati, soprattutto quando si gioca al Massimino, e probabilmente. Poi, il portiere avversario oggi si è saltato, insomma. Beh, chi è che non si salta quando vengono a giocare allo stadio? Pensiamo al rigore sbagliato da Khalil, che è un'ulteriore mazzata, insomma, alla prestazione odierna. Quindi io credo che adesso, chiudo il mio intervento dicendo che adesso bisognerebbe credere a ciò che dice Pancaro in conferenza stampa, dicendo pensiamo intanto a salvarci, e poi, a stare lì, quello che e non facciamo proclami, perché è chiaro che la classifica te lo impone, però ricordiamoci sempre che questa squadra costruita ad agosto, inizio settembre, dopo quelle famose vicende, ha raccolto 28 punti sul campo. E questo siamo tutti d'accordo, però è anche vero. Lo so, però che la classifica è, non parliamo, è chiaro. Che la classifica è quella. Allora, facciamo un passo indietro, parliamo un attimo del Messina, perché abbiamo la slide che riguarda un po' la campagna acquisti di questo Messina, poi sentirò anche i nostri ospiti, che praticamente da qualche settimana, anziché andare avanti, va indietro. No, questa è quella del Trapani, chiedo scusa.
Dovremmo avere quella del Messina, se va bene, se no altrimenti non c'è problema, possiamo dirle anche già a voce. Eccola qua, grazie alla regia. Allora, anche qui il mercato è molto fermo sia in entrata che in uscita del Messina, perché si aspettava e si aspetta tuttora la squalifica, quanto sarà la squalifica di mister Arturo Di Napoli. Sì. È stata la richiesta della procura è stata di 4 anni. Beh, ora qua abbiamo le trattative in entrata. C'è Max Barisic, c'è Andrea De Rossi del Catania e c'è Agordin del Catanzaro. Ma attenzione, il fulcro del mercato è Giuseppe Madonia. Vogliono strappare a tutti i costi ad Agregas e hanno messo sul piatto in pratica come scambio Dario Barraco e Daniele Biodo dell'Agregas, classe 1,85 e l'alto 91, per risollevare diciamo le sorti di questo Messina che ha perso malamente contro il Benevento. C'è da dire che malamente, e l'Agregas sta rischiando in queste ore mister Le Grottaglie. Mister che purtroppo nelle ultime giornate è stato molto sfortunato. Si è già dimesso, ha tolto il disturbo serenamente. È andato via. Mi dispiace perché io parto da sempre dall'idea che spesso e volentieri sono gli allenatori che pagano. Una campagna acquisti sbagliata, una società che probabilmente avrebbe dovuto prendere un giocatore anziché un altro, cioè non è soltanto colpa del mister. Volevo aggiungere una piccola cosa sul discorso Agras, sul discorso allenatore, perché è vero che Le Grottaglie si è dimesso, ha fatto anche una sua lettera, un suo comunicato stampa, sì. Ma la piazza chiede in questo momento a gran voce il ritorno di mister Pino Rigoli. Sì, è vero, è una voce che si ricorda di Pino Rigoli in Serie D. Abbiamo portato fortuna a Pino, no? Perché l'abbiamo avuto ospite proprio. La piazza lo vuole chiaramente, è molto difficile perché Pino Rigoli sappiamo che è senza panchina quest'anno, sì. Contattato da molte squadre, abbiamo tra l'altro anche intervistato la nostra testata. Sì. Insomma, ha detto che se non c'è un progetto ambizioso non si muove, anche perché una panchina in Lega Pro stuzzica tanto, però. Sì, però i ritorni di fiamma, sai, non sono mai... Anche io sono di questa idea, ecco. Anche io. Io penso che mister, a parte l'Agregas, dovrebbe fare qualche opera di rafforzamento. Ma è fondamentale, certo, Gianfranco. Perché una volta passato l'entusiasmo delle prime giornate, perché l'Agregas andava benino. Vinceva fuori casa, però, magari perdeva dentro. Continua a perdere dentro, perché l'Agregas forse nelle ultime 10 partite ha fatto un punto a Catania e qualcos'altro, niente di più. A Catania hanno preso punto di tutti. Quindi evidentemente l'Agregas ha bisogno di avere... delle sostanziali iniezioni di uomini che possano far sì che il progetto approdi alla salvezza. La parola progetto mi sembra un po' esagerata, però inflazionata. Addirittura si parla che ancora non c'era una parte di società non volesse esonerare Le Grottaglie. Il quale invece si è reso conto che era da grande uomo di sport, non c'era unanimità nei suoi confronti, ha preferito togliere il disturbo. Achille. Sì, no, tra l'altro volevo aggiungere che il declino dell'Agregas è cominciato proprio dopo quel pareggio punto col al Massimino, quindi l'Agregas ha dato tutto proprio in quella partita e sono arrivate sette sconfitte consecutive. Anche se veniva da un periodo in chiaroscuro, poi ha fatto quel punto a Catania, un punto disperato. Anche se ha sbagliato, secondo me, l'Agregas a non confermare la maggior parte di quella squadra che l'anno scorso raggiunse la promozione. Dicono che questa sia stata... E tra l'altro ci sono due elementi importanti per la categoria che trovano poco spazio: uno è Madonia, l'altro è Savonarola, che sono due ex Cireale che non trovano spazio, insomma. E sicuramente ci vorranno dei rinforzi. Allora, tra poco andiamo in pubblicità, tra poco parleremo ancora più del Catania nei suoi dettagli, diremo anche il quadro per quanto riguarda il discorso di calciomercato. Ci aggiorni sul posticipo? Sempre 1-0, scusate, Milan vince. Adesso tutti dicono che io non tifo per il Milan, non tifo neanche per la Fiorentina, ma se devo fare una scelta tifo Milan. Guarda, se ti può far felice, possiamo parlare anche di Liga Spagnola, il Barcellona è 3-0 sull'Atletico Bilbao. No, beh, quello è un altro calcio che non c'entra assolutamente niente con quello che noi trattiamo anche di Lega Pro, con tutto il rispetto. Con Messi, nuovo pallone d'oro.
Salvatore, cosa te ne sembra? Ma che dire, continuano a fare una differenza tra Messi e Ronaldo. Io dico che sono due giocatori totalmente diversi. Messi è un giocatore che segna, fa segnare, corre e sviluppa azioni da gioco meravigliose, mentre invece Ronaldo è soltanto un finalizzatore. Per cui la differenza tecnica, secondo me, è enorme, e continuano a dire che Ronaldo può vincere il pallone d'oro. Io credo che non c'è in questo momento nessun giocatore più forte di Messi, e probabilmente per tanti altri anni vedremo lui primeggiare. Non credo che possa essere messo sulla stessa linea di Messi. Concordo. Sto sbagliando a dire questo? Io proverei a dire, mettiamo Messi in un'altra squadra, perché Messi fa parte di una catena di montaggio. Ronaldo, ma anche Ronaldo fa parte sì, di sì, una sì, squadra. Sì, 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 no, è chiaro, però lì c'è un Barcellona che gioca praticamente per Messi, che dipende da Messi, il Messi che gioca per il Barcellona, è tutta una grande famiglia. Beh, quella è una grande squadra. Una grande squadra, grandi giocatori. Parliamo di grandi club europei. Parliamo di altre cose. Va bene, ci dobbiamo fermare, ci abbiamo la nostra Federica con il lancio pubblicitario. Hai per caso il numero sì, WhatsApp? Ettore, sì, Ettore, perfetto. Volevo infatti ricordare ai nostri telespettatori il nostro numero WhatsApp, che è 327 30 04 542. E inoltre possono anche iscriversi al nostro gruppo Facebook, Sala Stampa di Penalty, così che possono interagire con noi. Benissimo, anche sì, con te sì. Personalmente? Esatto, anche con me, se bene. Vogliono. Sì, adesso un piccolo break pubblicitario. Tutti mi chiedono, ma di chi è questa sigla musicale? Ma di chi è questa sigla musicale? Presto lo sveleremo, non vi preoccupate. Siete con Sala Stampa di Penalty, la domenica dopo il Penalty dedicato al calcio dilettantistico tra le 21 e le 22.15, poi dopo a seguire chiudiamo il trittico sullo sport siciliano con Penalty Futsal, ovvero il calcio a 5, insieme ad Alessio Patti. Questa sera sarò insieme a lui a condurlo, ma dalla prossima settimana sarà da solo a raccontare il calcio a 5, serie C1 e serie C2, con i quattro gironi siciliani che sono molto 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 seguiti. Aggiornamento a questo punto per quanto riguarda il posticipo? 1-0 è finito il primo tempo. So che, sono arrivate alcune domande da fare anche ai nostri ospiti, però prima, se tu sei d'accordo, sì, facciamo vedere la slide sul calcio Catania per quanto riguarda gli acquisti, le cessioni. Eccola qua. Vabbè, a te, Domenico Di Cecco è stato acquistato, centrocampista, oggi ha fatto una bella partita. Abbiamo anche Matteo Pessina, non è stato ancora ufficializzato, però è attore del Grifo, lo vado terano. Sì. Cessioni, Andrea Di Grazia è passato all'Akragas in prestito, purtroppo ahimè è dispiaciuto della mancanza di Legrottaglia, che è andato via. Luca Giannone e Simone Pesce che è andato alla Cremonese, ecco, è ufficiale. Rettifichiamo, perché in mattinata c'è stata la quindi, conferma. Per adesso c'è soltanto l'obiettivo è Luca Giannone, poi magari Gianfranco Sabella ci dirà più dettagliatamente la situazione. Sì. Trattative di mercato tantissimi. Andrea De Rossi al Messina, Elia Bastianoni e Pisa, ma la pista si è raffreddato. Lulli all'Akragas, Barisic al Messina, Bacchetti conteso tra Cosenza e Catanzaro, però non è sicuro che va via, e Rossetti sempre nel minimo del Torino, però la pista anche questa si è raffreddata. Diciamo che il mercato è un pochettino si è raffreddato. Matteo tantissimo. Rossetti 96 del Torino, spiegatemi che ci va a fare a Torino Rossetti, cioè spiegatemelo. Io preferisco averlo in squadra, magari cercare di trovargli spazio. Confermatemi questa cosa mia, ragazzi, perché c'è Rossetti che fa a Torino? Deve andare per la primavera. Ma che senso ha ancora puntare un 97 la pista, la pista ormai è stata abbandonata, anche perché il Torino ha comprato un omologo di Rossetti e quindi ha abbandonato la pista. Vabbè, la pista non avrebbe mai giocato titolare in Serie A. No, ma su questo non ci sono dubbi, non era per giocare in Serie A. Era ma per, un 97 per... deve giocare, il 96 deve giocare, secondo me, titolare in Lega Pro. Se no non si costruisce nulla. È un problema che a Catania specialmente diventa annoso. Lo ne so. Possiamo Ettore, parlare sì, se volete. Deve giocare, ma deve dare delle prestazioni che siano consone certo, a certo. Giustificare il suo impiego. C'è un messaggio di un ragazzo, Antonio Romeo, che ci dice: ma Monzon giocherà col Catania, visto che hanno rinnovato no, hanno prolungato il contratto.
No, io mi auguro di no. No, Achille. No, assolutamente no, non è il rinnovo corde. Di contratto io, non prevede. Però volevo aggiungere che tra l'altro nella sconfitta di ieri dell'Agras per 4-1 la firma è stata proprio di Di Grazia per l'unico gol dei giganti, quindi è andato via da Catania e ha subito. Tra l'altro giocava titolare all'inizio della stagione, evidentemente c'è stata un'involuzione, sì, ha perso il posto. È una seconda scelta, secondo appunto il punto di vista di Pancoro. Ma è evidente che Pancaro non ha puntato più né su Rossetti né su Di Grazia. Di Grazia non gioca più da tantissimo tempo, Rossetti si sono perse le tracce. Parisi è infortunato e quindi non lo possiamo giudicare, però è evidente che in quel ruolo c'è Garufo che nelle ultime partite sta dando una certa tranquillità. Su quella fascia che è stata Barisic, una fascia di Barisic che ormai no, dato Barisic, partenze. Secondo me non, ma secondo me nemmeno Rossetti e Di Grazia l'abbiamo visto, è stato ceduto, non fanno parte del progetto Pancaro perlomeno, poi magari arriverà un altro allenatore e chissà. Allora, un altro allenatore? Non metto niente. Non diciamo cose. È evidente però che secondo me, così come c'è una prospettiva di Lega Pro anche per l'anno prossimo, anche Pancaro deve dimostrare di meritare la panchina del Catania. Siamo tutti sotto esame. Giuseppe Madonna ci fa due domande. Agli ospiti. Allora, le condizioni della spalla di Russotto. Avete notizie della condizione di spalla di Russotto? Perché insomma c'era stato questo infortunio. Era uscito dal campo in barella. Dovremmo aspettare almeno gli esami. Rientrato in campo e poi c'è stata. Quello che sono state le notizie di fine partita, c'è un problema all'omero per quanto riguarda. Quindi i tempi di recupero sono anche un po' lunghi. Un problema che non ha niente a che vedere con l'infortunio della settimana degli scorsi mesi, ma che evidentemente si teme possa essere anche di una certa gravità e potrebbe privare la squadra del giocatore perlomeno per 20 giorni. Certo, chiaramente però aspetteremo il mercato, questo punto è importante. Sì, io intanto aspetterei comunque i risultati. Certo, perché certo, non ci sono dubbi. Degli esami medici si faranno appunto domani, dopodomani. Speriamo bene. Che comunicherà la società. È chiaro che Russotto è un elemento molto importante per questo Catania, un singolo con molta personalità e speriamo non sia nulla di grave. Anche perché se c'è qualcosa di grave, probabilmente il Catania deve anche pilotare la sua campagna di rafforzamento anche con la prospettiva di aver perso Russotto per soltanto 20 giorni, ma anche un po' di più. Sì, è chiaro che la società sotto questo punto di vista si sta muovendo sul mercato, quindi le trattative ci sono. Sì, speriamo che si concretizzi. Abbiamo Pessina, come vogliamo chiamare, è già a Torre del Grifo, mentre per Giannone insomma c'è tanta concorrenza e si aspetta. Le voci su Giannone sono tantissime. Antonio, tu che ne pensi su Giannone? Beh, è un rebus perché serve un attaccante. Sì. Però un ulteriore attaccante. Sottolineiamo anche perché certe volte Khalil in questa situazione non può giocare sempre, farebbe la fine che ha fatto l'anno scorso un certo giocatore che è stato per noi l'anco di salvezza come Calaiò, che ha fatto tanti gol però alla fine è andato, si è stancato, si è visto. Io comunque volevo dirti che Giuseppe Madonna ci fa un'altra domanda importante che ci dice perché Pancaro non punta sui giovani. Ma l'abbiamo detto prima, però anche in prospettiva mercato. Voi che ne pensate? Perché non si punta sui giovani? Abbiamo mandato probabilmente fuori adesso Di Grazia, abbiamo mandato probabilmente fuori Rossetti. Perché non si punta sui giovani? Per quanto riguarda i giovani che abbiamo visto all'opera fino a questo momento, non hanno meritato di essere attenzionati seriamente. Io la penso così. A parte qualche sprazzo di partita da parte di Di Grazia, vedi il gol contro il Catanzaro, per esempio, che ha permesso di chiudere la partita. A parte Rossetti l'anno scorso in Serie B che ha avuto qualche giocata felice in qualche partita, sinceramente non do una colpa a Pancaro di questo, do la colpa a chi doveva far ricredere Pancaro e non ci è riuscito. Lo stesso Parisi secondo me ha alternato delle prestazioni positive a prestazioni alquanto negative che lo hanno tenuto in ballottaggio fino all'ultimo con Garufo. Oggi Garufo sta dando, attenzione, stiamo parlando
di un profilo di un giocatore che non è che faccia favile sulla fascia, ma che al momento garantisce un rendimento costante. Sta facendo quanto riguarda bene. Lussotto, volevo dire una cosa che ho notato oggi allo stadio e mi va di sottolineare. Il ragazzo sicuramente è emotivamente provato, perché quando ha avuto il primo infortunio durante la partita, lui subito ha chiesto il cambio però poi è mentre non era niente di grave, perché evidentemente per rimetterlo in sesto subito dopo 30 secondi evidentemente era una sua problematica emotiva, no? Perché lui teme l'infortunio, che poi gli capita, è veramente spesso. Però poi ho dovuto uscire perché giustamente il problema c'era. Antonio. Allora, Antonio Rano ci scrive se ci sono novità in merito alla cessione della società. Ahi, che dolente nota. Quanti minuti abbiamo? Perché insomma, il discorso è lungo, però 20 minuti, dai. No, 20 sono minuti. Tanti 20 minuti. Tra 10 minuti dobbiamo andare in pubblico. No, ma sai, la cosa curiosa è che quando le cose vanno bene si elogia il gruppo, quando le cose vanno male va bene, però fa parte di Catania. Certo, è una cosa curiosa, perché allora, se ne parla sempre. Prima di fare questa domanda ai nostri ospiti, la voglio fare a te. Secondo te come vedi questa situazione societaria? Beh, che probabilmente è anche una situazione che va chiarita per un equilibrio anche proprio della nostra città. Vanno definite tante cose, bisogna fare chiarezza sia per chi vende sia per chi compra. Diciamo che in questo momento c'è stato soltanto un po' di confusione. No, non c'è stato nulla, nel senso che non c'è stata dall'altra parte certezze anche economiche che hanno dato modo alla società di dire abbiamo l'acquirente, stiamo valutando, ma se dall'altra parte non arrivano certezze, di che cosa stiamo parlando? Questa è una bella domanda. No, è un dato di fatto questo, perché poi bisogna anche avere delle credenziali per poter insomma sedersi al tavolo e cercare di acquistare una società che comunque ha un valore. Ci sono stati dei colloqui, però sta a vedere cosa si sono detti, noi non lo sappiamo, non c'è dato sapere. Come la vedi, però, perché poi voglio sentire i nostri ospiti. Secondo me c'è tanta confusione, punto. Tanta confusione, Achille? Secondo me c'è massima chiarezza, perché non è stata avviata nessuna trattativa, ci sono stati tanti incontri, la società, chiaramente l'ex presidente, insomma, Pulvirenti ha messo in luce il fatto di voler passare la mano. Questo è un dato di fatto. E c'è lo studio legale alla mano. Si sono presentati tanti così interessi, però. Io direi solo tanti giocolieri. Sì, sì, magari anche faccendieri. Anche chi magari cercava un po' di pubblicità, ecco, per hanno così dire, per stare sotto insomma i riflettori. Sì, ecco, sì. E poi... Quindi secondo te non c'è nulla di chiaro in questa situazione? Cioè, no, la secondo me è molto chiaro. Nel senso, non ci sono le certezze. Non che è stata avviata ad oggi nessuna al trattativa. Okay. Ad oggi ci possono essere i contatti. Possiamo andare anche io e Sabella, vogliamo comprare il Catania, ok, però ci vogliono le credenziali, perché questa squadra ha un spesso valore. Spesso per dire non sono arrivate neanche queste credenziali, possiamo andare tutti a parlare, ma è chiaro che al momento di presentare le credenziali non si è avviata nessuna trattativa, almeno questo è il mio pensiero. Sabella. Ora, la società è in vendita, da questo, questo punto lo di vista, sappiamo tutti. L'ex presidente lo ha detto, io vendo, il problema è che non c'è nessuno che compra. Nessuno serio. Ma nessuno compra perché la realtà è quella. E non perché, secondo il mio parere, non perché il Catania vale tanto o Pulvirenti o chi per lui chiede tanto. Perché evidentemente non c'è una azione seria, l'intenzione seria di voler acquistare questo Catania. Perché a parte se togliamo quei gruppi che si erano avvicinati a questa trattativa in estate, che non ne voglio nemmeno parlare. L'ultima, quella che forse aveva più credito in città per tanti e svariati motivi, poi alla fine si sta rivelando, perché non abbiamo certezza di questo, perché si sta rivelando anche quella una delusione. E poi l'ultima voce che è girata in città non la commentiamo nemmeno no. Perché se vogliamo fare un po' di satira, di cabaretta, ne parliamo, che è meglio. Ma se dobbiamo parlare di cose serie. Io parto da un punto fondamentale: per acquistare una società professionistica bisogna avere le idee ben chiare, bisogna avere dei budget ben chiari, bisogna avere gli uomini ben chiari e avere una solidità economica forte, perché chi entra
in una realtà di una città importante come Catania non può entrare con un budget limitato, perché se no non quello, riuscirebbe a gestirlo. Quello che dispiace rispetto alle voci di quest'estate, in cui il sindaco Bianco aveva parlato di queste cordate. Vabbè, di le cordate lasciano il tempo. Dispiace che non c'è nessun imprenditore in questo momento a Catania che abbia la forza di poter prendere in mano un fattore importante per questa città, perché questa, ricordiamocela, è una città che vive di Catania e di Sant'Agata. Sì, sì. Però devo dire una cosa, io seguo Catania da sempre. Questa è stata una caratteristica che a Catania c'è sempre stata. Perché se voi andate a vedere gli ultimi 40 anni di Catania, si parla di Massimino, si parla di qualche stagione di Attaguile, ma poi è tornato uno dei Massimino, poi è arrivato uno straniero che era Gaucci, e poi è arrivato finalmente Pulvirenti. Questa città, dal punto di vista imprenditoriale, non ha mai visto il Catania come un affare o come una prospettiva di investimento. Ha sempre detto che l'ha fatto anche per il cuore. Fermo restando il fatto che oggi il calcio italiano, nella fattispecie la Serie A, la Serie B e addirittura non ne parliamo la Serie C, vive un momento molto difficile. Trovare un imprenditore che possa investire nel calcio è molto difficile, ma non a Catania, in tutta Italia sarà molto difficile. Tutti sperano in questi imprenditori, in questi investitori arabi, emiri, russi. Voglio dire, la realtà tutti. Purtroppo è questa, non è una realtà molto brillante, però. Sentiamo Antonio. Beh, ma come ben sappiamo, anche abbiamo parlato di emiri, abbiamo parlato di tante cose, si parlava anche per l'acquisto del Catania, però è anche vero che anche questo si è dissolto nell'aria, quindi per questo dico, c'è tante persone vorrebbero acquistare, tantissime imprenditori, magari anche la tifoseria vorrebbe che ci fosse qualcuno, ma è sempre però, molto difficile. Però questo, quindi per questo dico, c'è tanta confusione, c'è il Catania in vendita, ma io non credo che ci sia tanta confusione, non è che c'è tanta confusione, c'è una società in vendita e sappiamo tutti il valore, e dall'altra parte nessuno che economicamente ha la forza per acquistare questa società. E poi posso dire una cosa, vorrei aggiungere una cosa rispetto al discorso che si faceva prima. È chiaro che è anche nell'interesse dell'ex presidente Pulvirenti lasciare la società ad un'azienda solida, importante, a un progetto solido, non lasciare la squadra nel primo sciacallo che passa. Guarda, chi non mi trovi assolutamente questo d'accordo. È un punto fondamentale. Ma sapete, signori, per quanto riguarda il discorso dello sciacallo, Catania è una situazione un tantino particolare, nel senso, c'è Toro del Grifo allontana gli sciacalli, perché il Manenti della situazione, che ha comprato il Parma ad un euro, non potrà mai venire a Catania, a prescindere dal fatto che ci sarà, come dicevi bene tu, Achille, un presidente che non la darà così a cuor leggero o a chi viene prima, perché a me non me lo auguro che sia così. Però avere Toro del Grifo comporta un investimento ed un impegno notevole, che per un paradosso, per assurdo, è una sorta di assicurazione per chi vorrà prendere il Catania, nel senso che è uno che o i soldi ce li ha e li investe, o loro non ce li ha e si sta a casa. Il problema è che non ci sono i soldi. Come un'assicurazione per il Catania stesso. Evidentemente sì, io mi riferivo a quello. Allora ci dobbiamo fermare perché abbiamo un altro break pubblicitario, poi abbiamo il gran finale, poi ci sarà il penalty futsal. Mi aggiorni sul posticipo? 1-0 per la squadra di casa, ovvero i rossoneri. Rossoneri, quindi il Milan va bene in classifica con questa vittoria. Mihalovic ha salvato anche questa settimana. Beh, probabilmente siamo ancora c'è mezz'ora di siamo al 53esimo del secondo tempo. No, non gli stiamo facendo insomma la danza della sconfitta. Ci fermiamo. Federica, ci lanci la pubblicità. Complimenti per la tua miss. Oh, ma del resto anche Jenny, sappiamo che insomma il tuo look lo firma Piazza Italia qui ai portali, esatto, di San Giovanni la Putta. Complimenti, il nero ti dona, non dona sicuramente alla qui presente Antonio, però a te sicuramente. Ci mancherebbe altro. Sì, adesso abbiamo un piccolo stacco pubblicitario, mi raccomando non cambiate canale. Io
io mi devo abbassare per parlare con te. Ma non perché tu sei bassa, ma perché sei seduta. Esatto. Allora, vogliamo ricordare il... Sono un po' comoda. Infatti, beata te. Vogliamo ricordare il numero? Il numero WhatsApp, sì, esatto. È 327 30 04 542. Benissimo, potete mandare i vostri sms. Abbiamo anche il muro di sala stampa di Penalty su Facebook. Se volete scriverci, appunto, richiedere l'amicizia e poi farci tutte le domande che volete. Benissimo, a proposito di domande, abbiamo qualche domanda da fare ai nostri ospiti? Gino ci dice in merito a questa querel della vendita del Catania, se Pulvirenti ha intenzione di vendere il Catania. Beh, bella domanda, bella domanda. Facciamola anche ai nostri. Secondo te, Achille? L'abbiamo detto, ma la volontà di la passare volontà la mano. Vendere. C'è un avvocato, c'è lo studio legale, è lì, non ci sono chiusure. Non ci sono chiusure, è vero. Assolutamente. È ufficiale. E tra l'altro, comunque. A luglio, ma è da luglio che è ufficiale. Non è ufficiale durante le feste. Ma se non si trova nessuno che compra, che facciamo? Se c'è una cosa certa è che il Catania è stato messo in vendita, o perlomeno il Catania accetta proposte di acquisto. Giusta cosa, diciamo, accetta proposte. È chiaro che non lo può venderlo a 100 vaglia, euro più che accettare, vaglia proposte via questo. Diceva Achille? È chiaro che non può venderlo a 100 euro chiaro, e deve chiaro. Comunque rispettare il valore di quello che è la società, di quello che assolutamente. È tutto il pacchetto Catania. Il pacchetto Catania che, come abbiamo detto, prevede appunto anche e soprattutto non la tegola Torre del Grifo, ma il fiore all'occhiello Torre del Grifo, perché non possiamo dire che questo centro commerciale è soltanto perché il Lega Pro va sminuito. Centro sportivo. Il centro sportivo. Che cosa ho detto? Commerciale. Centro sportivo. Perché siamo... Sì, siamo ai portali. È un centro sportivo di grande qualità, quindi ha un suo valore, assolutamente. Dico, è la garanzia, secondo me. È la garanzia. Allora, punto della situazione, perché tra poco andremo a chiudere. Intanto, per quanto riguarda il posticipo... Allora, siamo al 60° del secondo tempo, il Milan sta vincendo 1-0 contro la Fiorentina, partita combattutissima, ma il Milan sta giocando meglio. Sta giocando meglio e quindi probabilmente i tre punti vanno a casa Mihajlovic questa sera. Manca mezz'ora, vedremo. Allora... Voglio fare una chiusura anche parlando del Messina, perché effettivamente l'abbiamo trattato in maniera molto leggera. Voglio fare un passo indietro parlando del Messina, dicendo che questo Messina, insomma, all'inizio aveva dimostrato di avere qualità, quantità, un allenatore che diceva la sua, Achille. Poi c'è stato un momento in cui questo Messina probabilmente o ha tirato i remi in barca o evidentemente a livello societario è successo qualcosa. Adesso c'è la probabile squalifica di Napoli, quindi... non dà serenità a tutto questo. Rispetto a come dicevate prima, insomma, su questa inchiesta, questo filone, oltre ai 4 anni per Di Napoli, sono sotto esame altre 28 partite di Lega Pro, tutte di Lega Pro, giocate tra l'altro in questa stagione. Questa è la cosa che... Insomma, si rischia veramente di ripassare questa la cosa, tutta la classifica. Siamo a metà stagione, già 28 partite sotto inchiesta. Sono tante. Sono davvero tante, ce ne sono anche parecchie del Messina. Tra l'altro, Federbet ha fatto uscire dei comunicati secondo quali appunto le ultime partite del Messina ci sono stati flussi anomali di puntate. Insomma, sicuramente comunque il Messina, per quello che ha fatto vedere, è una squadra che non ha ambizioni di salto di categoria. Tutta questa cosa è tutta italiana, perché io non sento mai scandali in Inghilterra, in Germania, in Spagna, in Italia abbiamo questo grande problema. È il famoso The Italian Job, si direbbe, no? Gianfranco, tu che ne pensi? È una cosa tutta italiana questa cosa qui, non riusciamo a debellarla. Purtroppo sì, ci sono tante società che vengono iscritte per fare i campionati, che hanno problemi economici, che poi non pagano i giocatori e i giocatori purtroppo con quella meteora che vedono, quella allettante per far soldi, vanno a finire che fanno le scommesse. Io non voglio parlare di questo, perché se si segue il calcio, io voglio essere uno di quelli che illusi, che voglio vederlo, che sedendomi davanti, che sia sempre davanti sugli spalti, sì, perché evidentemente se uno si va a sedere allo stadio sapendo già il risultato finale, che senso ha? Sì, per quanto riguarda il lato sportivo del Messina, io dico semplicemente che il Messina prima non prendeva gol e faceva punti,
oggi prende gol e ne prende anche parecchi. Dico, la sconfitta contro il Benevento è stata una sconfitta bruttissima, che testimonia che il discorso, che evidentemente, come dicevi bene tu, c'è qualcosa che non sta quadrando. Di Napoli non sarà sicuramente sereno in questo momento, certo. E quindi però sta trasmettendo. Sottolineiamo che comunque il Benevento è una squadra tosta. Uteri è un grande esperto della categoria, ci sono dubbi, però è un allenatore siciliano. Perdere 5-0 in casa è molto pesante. Tra l'altro aggiungo che nella stagione passata lo stesso Uteri vinse a Messina sempre per 0-5 e quindi evidentemente gli porta bene. No, ma il presidente del Messina aveva detto alla vigilia della partita: sarà uno spartiacque questo Messina-Benevento, perché se facciamo il risultato possiamo pensare anche di allestire la squadra in una certa maniera. Adesso perdono 5-0, addirittura ho letto delle dichiarazioni, non so se siano veritiere o meno, dice vuole che ce l'ha con Berardi, con il portiere, che non vuole che manco torni più a Messina. Vabbè, ok. Io non ho visto sinceramente la partita ieri. Quindi... addirittura c'è stato un bel gol di un giocatore del Benevento, il col colpo dello scorpione, mi sfugge ora il nome, però c'è stata veramente una goleada che ha... umiliato sicuramente. Attenzione che queste cose poi in campo non si fanno tanto bene, nel senso che non portano bene, perché poi nell'ambiente un gesto poco sportivo pregiudica i rapporti poi nelle partite successive. Sì, o sbaglio, Gianfranco? No, evidentemente io non ho visto la partita, non ho visto manco gli highlights, sinceramente, però quando ho visto il risultato. Abbiamo capito che... e come diceva Achille poco fa, il Messina è coinvolto in tante diciamo pseudo inchieste, tante partite sono discusse. Aspettiamo, e anche questa, però, questa alla vigilia il pareggio era molto quotato, addirittura poi invece fino a 5-0 tra l'altro. Allora, no, però scusami, dobbiamo dire, perché certo. Sono state pubblicate da Federbet, non ce le stiamo inventando assolutamente. Noi ci sono due partite al momento, che sono Casertana-Messina 4-1 e Messina-Martina Franca 2-0. E stranamente, tra l'altro, per Messina-Martina Franca furono ritirate immediatamente le quote. Che cominciasse la partita. Questa cosa è un po' sorprendente. Esatto. Questo calcio scommesse che un pochettino ci spiazza. Però scusa, non stiamo accusando il Messina. Stiamo raccontando i fatti. A fine partita Di Napoli ha dichiarato di essere molto dispiaciuto per tutto quello che sta accadendo attorno a lui, attorno in Messina. Ovviamente chiede scuse ai tifosi per la prestazione, chiede fiducia agli stessi tifosi. E naturalmente è molto preoccupato per questa vicenda e spera di far chiarezza, che la giustizia faccia chiarezza su questo caso. Ovviamente c'è da dire anche un'altra cosa, facciamo un passo indietro sui trendy del gol del calcio Catania. Ricordiamoci che si sa chi ha comprato, ma non si sa chi ha venduto. C'è ancora un'inchiesta che va avanti. Posso dire una cosa? Prego. È il calcio delle scommesse che ha rovinato definitivamente il concordo, calcio. Concordo in pieno. E meno male che ancora ufficialmente il calcio dilettantistico non è stato assorbito da questa cosa, perché tranne la Serie D. Quindi che insomma è il calcio scommesse, cioè le scommesse che hanno rovinato definitivamente il tutto qui in Italia. Allora siamo ai saluti finali. Intanto salutiamo Antonio, grazie per Ettore, la solita straordinaria disponibilità, e grazie agli amici da casa. Benissimo, le tue slide continueranno anche la prossima settimana, perché poi mancheranno che cosa? Le ultime due settimane? No, esatto, le ultime due settimane di calciomercato fino a tutto l'1 febbraio, sperando che le squadre siciliane si rinforzino, dai. Speriamo, incrociamo le dita, salutiamo e ringraziamo Gianfranco Sabella di Pianeta Catania, che è fisso all'interno del nostro programma, fisso come portale, perché poi ogni settimana qualcuno della vostra redazione viene a raccontare le proprie idee sul calcio Catania, e non solo, perché come vedete il nostro non è un programma solo sul Catania, volutamente è un programma sulle squadre professionistiche. Poi c'è chi tifa per una, c'è chi tifa per un'altra, ma questo è un altro discorso. Buonasera a tutti, grazie a voi e alla prossima. Un saluto a tutta la redazione di Pianeta Catania con Max Ligari e Paolo Di Caro. Un saluto anche a Sigra, lo facciamo con Achille Teghini, grazie per il tuo commento tecnico. Continuerai sempre a raccontare anche il calcio dilettantistico, però, perché i tuoi commenti all'interno di Penalty ci piacciono, perché hanno il sapore della verità di questi campi che sono un po' asfaltati. Campi polverosi, ma che profumano di verità. Bella questa parola, che profumano di verità. Hai visto come poetico il nostro Achille? Non esiste anche tu un po' più poetico, perché sei troppo schematico. Vabbè.
piacciono gli schemi, sono uno che non va oltre, non va oltre gli schemi, va bene, ognuno è bello il calcio perché ognuno la pensa come vuole e dà le sue sfaccettature, perché sennò sarebbe tutto molto noioso. È vero, è vero. Grazie, grazie ad Antonio Lapisarda. Io ti saluto a metà, nel senso che chiudiamo la parentesi di sala stampa, ma tra poco ti rivedremo, esatto, frizzante e bellissima più che mai anche all'interno del Penalty Futsal. Grazie Ettore, saluto i nostri ospiti in studio, i nostri telespettatori no, perché vi aspetto con Penalty Futsal. Perfetto, a tra poco, sempre qui in diretta sul canale 11 di Video Mediterraneo, a tra poco con il Penalty Futsal.